La bellezza contro le mafie di Francesca Barra. Allora Ciro, abbiamo appena parlato con Don Aniello che ti saluta caramente. Io con lui ho chiuso l'intervista dicendo che ti avrei ascoltato, che sei uno dei suoi fedeli in prima linea. Da Resistenza Antica Morra in qualche modo sei sempre stato legato a Don Aniello, a tutto quello che ha fatto non solo per l'opera Don Guanella ma per tutti i giovani di Scampia, e credo che sia stato un grande dolore per voi. Fra l'altro io e te ne avevamo anche parlato sempre alla bellezza contro le mafie, però ci vuoi spiegare che cosa rappresenta il suo trasferimento? È vissuto male nel quartiere, perché è venuto a mancare col suo trasferimento un punto di riferimento nel quartiere. Manca effettivamente chi la domenica, oltre a dirti la messa, ti dà la pacca sulla spalla e ti consiglia. Manca la voce calda sotto le piazze di droga che ti suggerisce di non essere omertoso, ti manca l'amico e la figura che ti rassicura quando sei per strada. E questo era Don Aniello, e io penso che questo mancherà al quartiere, al di là di chi poi verrà al suo posto. Parliamo di una bellissima iniziativa che si chiama Un libro per Scampia. Il progetto è nato da un'idea di una ragazza, Simona Scarvaglieri, giusto? Sì, esattamente. Che cosa sta portando questa iniziativa? La sua idea era quella di far nascere a Scampia una biblioteca. Noi ovviamente gli abbiamo detto che già ne esisteva una, che è quella gestita dai gesuiti, e quindi abbiamo insieme a loro ampliato questa biblioteca. La cosa bella è che in 4 giorni sono arrivati 190 libri più o meno, quindi grazie a Simona, voglio dire, che poi ha dato continuità ai nostri progetti precedenti, no? L'anno scorso abbiamo cercato di far innamorare i ragazzi della scuola, quest'anno ci proviamo a farli innamorare della lettura, e quindi soprattutto perché siamo convinti che la cultura sia l'unica arma di riscatto del nostro quartiere, ma non solo, sia l'unica arma per contrastare poi la cultura camorristica nel quartiere. Ci sono adesioni da ogni parte d'Italia. E come si fa a spedire un libro? Così lo spieghiamo ai nostri radioascoltatori. Basta collegarsi sul sito associazioneresistenza.com, ed è nata anche una pagina su Facebook dove poter spedire libri. Basta semplicemente registrarsi anche con un nome non vero e fare la promessa di un libro, e noi da qui riusciamo. Perché dici anche con un nome non vero? Ma perché in realtà ci sono molte persone che ci hanno chiesto il rispetto della privacy, e noi insomma consentiamo anche questo nel modo più assoluto. www.associazioneresistenza.com. Basta semplicemente andare sul link, compilare la scheda, dire quale libro si vuole mandare, quindi la cosiddetta promessa. Nel momento in cui il libro viene spedito e ci arriva, noi metteremo che è arrivato il libro, e quindi al più presto metteremo l'archivio di tutti i libri arrivati, in modo tale che non ci siano doppioni, insomma, ragazzi. La cosa bella è che al progetto hanno aderito 2 scuole che utilizzeranno i libri. Allora, per partecipare sarà sufficiente iscriversi al progetto al sito unlibroperscampia.com. Ve lo leggo proprio come scritto: elearningworks.info/. Quindi ripeto, unlibroperscampia.elearningworks.info/, inserendo i vostri dati. Per altre informazioni vi possono scrivere unlibroperscampia@elearningworks.info o ad associazioneresistenza@libro.it. Ciro, utilizzate dei link più semplici. Sono certa che i nostri radioascoltatori saranno sensibilizzati da questa iniziativa e che vi manderanno dei libri, ma soprattutto che poi i ragazzi siano invogliati e stimolati a leggerli, e che quindi non restino lì sugli scaffali. Sono certa che questo possa aiutare, anche perché Don Aniello ha risposto a una ragazza che gli aveva fatto una domanda: se in che modo davvero si può eliminare la cultura della camorra dai ragazzi. Lui aveva detto: con appunto una cultura migliore e con offerte di lavoro. Io volevo anche ricordare un altro progetto in cui tu sei stato coinvolto, che è Scampia Trip. Scampia Trip è stato un progetto multimediale che ha unito dei linguaggi, se così possiamo chiamarli, che sono musica, letteratura e cinema, in collaborazione con un gruppo, il gruppo A67, noi fra l'altro li abbiamo avuti anche qui alla Brezza contro le mafie, un documentario di Luigi Pingitore. Se dovessi tirare le somme, che cosa ha portato questo progetto? Ma Francesca, ci ha dato la possibilità innanzitutto di portare la parte bella, quella parte di Scampia che non viene raccontata, in giro per l'Italia. Noi penso che ci eravamo dati
diciamo, il compito di raccontare il quartiere, ma non pensavamo di avere una così sposta, così ampia. Siamo in ristampa, finita la prima edizione completamente, siamo in ristampa con la seconda edizione, tra qualche giorno di nuovo nelle librerie, anche perché stanno arrivando tantissime richieste, però purtroppo i libri erano terminati. Quello che ci piace è che finalmente le persone, dopo aver letto Scampia Trip, ci scrivono, vogliono venire a vedere Scampia, a toccare, a camminare, a calpestare il quartiere, e vengono qui, si rendono conto che è un quartiere come tanti altri, che non si muore ammazzati solo camminando per strada, che non si vende solo droga, ma che c'è una realtà completamente diversa che nessuno racconta. Io l'ho fatto, Ciro, io certo. Con la regista Roberta Di Casimirro l'abbiamo cercato di fare e di raccontarlo ai radioascoltatori, e questo non lo dimenticherò mai, che è avvenuto grazie a te e grazie a Don Aniello. Davvero grazie a questo speciale che ho dedicato a Don Aniello e a te, non potevo non inserirti accanto a lui. Grazie per tutto quello che fai, io ci credo e non mi stancherò mai quindi di far ascoltare le vostre testimonianze nel mio programma La Bellezza Contro le Mafie, quindi grazie davvero e spero che le adesioni siano sempre più numerose. Io ringrazio te Francesca, ringrazio tutta la redazione, Roberta, soprattutto perché riuscite, siete una delle poche che riuscite a darci voce, lo fate perché ci credete veramente, noi di questo siamo felicissimi. Grazie. Io ti ringrazio Ciro, buona giornata e buona giornata ai nostri radioascoltatori. Io ricordo il nostro indirizzo mail labellezzacontrolemafie@rai.it, il nostro gruppo su Facebook che è La Bellezza Contro le Mafie, dove potrete trovare anche le informazioni su questa iniziativa, un libro per Scampia. Vi ricordo che tutte le notti della settimana alle 24:50 noi rimanderemo le interviste per tutta la settimana, quindi grazie, buona giornata.